Stay on web with us. Questa apertura col vicepresidente di Skol Vinicio Borsi alla fine dello speech nello stand della Regione Lazio. Siamo sempre al TTG Travel Experience edizione 2024, bellissima edizione devo dire, tra l'altro con tanta affluenza. Si è parlato di intelligenza artificiale, ma non solo, Vinicio. Sì, abbiamo concluso adesso un panel decisamente interessante, pieno di gente ma soprattutto ricco di temi. Il panel si è svolto qui, nello stand, nel teatro della Regione Lazio, Roma Capitale. Noi siamo proprio qua nel salottino di Roma Capitale a fare questa, diciamo, questa comunicazione, questa intervista, per segnalare le cose che abbiamo detto in una maniera assolutamente chiara, con una serie di interventi di persone illuminate. C'è stato Marco Saieva di Visioni, l'intervento di Marco Di Prima, il CEO di Proxima, l'intervento di Giulio Calvano di Customer Alliance da Berlino e l'intervento del nostro presidente dello Skol Roma di Luigi Sciarra. Interventi decisamente importanti su un tema, intelligenza artificiale, luci ed ombre. Sono state tratteggiate proprio le paure che in questo momento sono legate all'avvento dell'intelligenza artificiale, quindi le ombre e le luci. L'esempio chiaro che è stato portato è proprio questo: così come ci siamo spaventati nel momento in cui è nata l'informatica, è nato Excel, sono nati conti veloci eccetera, e qualcuno ha detto ma qua ci rubano il posto, in realtà non è andata così, in realtà è andata e andrà in una maniera diversa. Sarà sempre l'uomo ad avere, come dire, la proprietà del mezzo, e sarà sempre l'uomo che dovrà ovviamente prepararsi di più, studiare di più e andare avanti e progredire, cominciando a ragionare dai risultati dell'intelligenza artificiale. Per concludere, abbiamo portato tre esempi concreti di come l'intelligenza artificiale è utile, anzi indispensabile, nel mondo alberghiero. L'esempio di Customer Alliance, col fatto che alle recensioni di tutti i portali si può rispondere con l'intelligenza artificiale generativa, permette all'albergo di avere un ranking più alto su tutti gli OTA che ormai utilizzano algoritmi di questo genere. L'esempio concreto di come si può fare revenue predittivo attraverso l'intelligenza artificiale consiste nel fatto che non si possono fare i prezzi guardando al passato, perché dal 20, dalla pandemia in avanti, gli anni sono tutti stati diversi e di conseguenza i mercati sono completamente cambiati. Ecco quindi che per fare i prezzi oggi occorre avere in mano gli algoritmi e i big data del futuro. Ragionando su quelli si possono fare cose diverse, bisogna soltanto capire che l'intelligenza umana deve essere messa sopra quella artificiale. È vero, mi associo, l'abbiamo detto anche nel corso delle giornate, abbiamo fatto anche un talk molto bello nello stand dello Skol, non c'è rimedio solo all'ignoranza naturale, per il resto dobbiamo affidarci all'intelligenza artificiale. Io so che vuoi introdurre un nostro, che è stato anche ospite dello speech on stage, come dicono gli americani. Lascio a te. No, mi fa piacere la presenza oggi, mi ha fatto grande piacere la presenza oggi del presidente dello Skol Italia, e mi fa molto piacere adesso la presenza qui in questo angolo di Roma trasferito qui al TTG, la presenza del nostro presidente Luigi Sciarra, a cui lascio volentieri la parola. Luigi, prego, unisciti a noi. Buongiorno, grazie. Buongiorno Luigi, a te la parola. Immenso piacere e soddisfazione di aver iniziare a spiegare bene che l'intelligenza artificiale è un altro strumento creato dall'uomo. Quindi tutto ciò che si chiama intelligenza artificiale è e rimane patrimonio dell'uomo. La gestione della cosa è umana. Le soluzioni che ci dà l'intelligenza artificiale è umana, ci permette di lavorare meglio, di togliere del tempo che prima investivamo, naturalmente i vari passaggi che abbiamo ascoltato, parliamo di Excel o addirittura per i ragazzi grandi come me, parliamo della mencuranti, tante altre cose che adesso ci permettono di dedicare tempo a quelli che sono i veri moods dell'ospitalità, cioè la customer verso il cliente, ma quella vera, avere il tempo di parlare con i nostri clienti, i nostri ospiti negli alberghi.
essere ambassador del territorio, avere tempo per poter spiegare delle cose e non soltanto buongiorno, mi dia un documento, arrivederci e grazie, perché il front desk magari c'ha da riempire un foglio Excel lungo 10 fogli. Adesso utilizziamo questa cosa, come ho detto prima in conclusione del panel, non è un mostro assolutamente, è uno strumento che dobbiamo utilizzare perché lo possiamo, lo dobbiamo e soprattutto lo sappiamo gestire, perché è frutto della mente umana. Come diceva poi prima, ho ascoltato di sfuggita il tuo commento, quella è l'ignoranza naturale, quello non ci possiamo fare niente. Lo SCOL poi, come chiunque ci conosca, con il nostro think tank, è qualcosa che cerca, analizza, studia tutte le tendenze e le divulga non soltanto ai nostri associati, ma soprattutto a chi opera nel campo. Il nostro grande lavoro, la nostra grande soddisfazione è mettere insieme tutti gli attori di un management system turistico, quindi le amministrazioni locali che in questa occasione ci hanno ospitato per questo interessantissimo panel e in tante altre occasioni ci supportano. E poi vi aspettiamo tutti nello SCOL, www.scolroma.org. Grazie a voi. Presidente, ha fatto tutto, anche il promo finale. Io ringrazio voi perché imparo sempre qualche cosa, perché è utile anche per me imparare qualcosa di più. Eccolo, Vinicio, sull'intelligenza artificiale. La mia è un po' una provocazione, dell'ignoranza naturale, l'ho cavalcata in questi giorni per provocare, per fare sempre un po' la disturbatrice. Per il resto, lo SCOL ha antiche tradizioni ma una visione moderna. Lo ringraziamo sempre per tutto il lavoro che fa. L'intelligenza artificiale non potrà mai prevalere sull'intelligenza umana, per un semplicissimo motivo, perché sennò stacchiamo la spina. Esatto, grazie. Facciamo il saluto? Come no? Stay on with we does! Always. And SCOL! SCOL! For the future!